Siamo praticamente in edicola con il numero di luglio-agosto. È un numero importante, importante perché è finita l'operazione coronavirus. Anzi, dovrebbe essere finita, ma per noi di samurai non è ancora iniziata. Perché? Perché le discipline da combattimento, le arti marziali, sono ancora messe in un angolo. Non si può praticare il contatto. Qualcuno ha inventato la parola sport da contatto, come se nel ping pong, il tennis, non c'è il contatto grazie alla pallina. Quindi, a parte questo piccolo dettaglio, è la dimostrazione pratica che tutti questi soloni tecnici, eccetera, non hanno capito niente di cosa sono i nostri sport. È vero. Noi non siamo il calcio, ma è anche vero che noi non siamo importanti. Quando ci sono le medaglie olimpiche, allora siamo importanti. Quest'anno che non ci sono le medaglie olimpiche, perché le olimpiadi sono rimandate nel prossimo anno, contiamo veramente poco, anzi direi quasi niente. Eppure, questa è la cosa altrettanto grave, abbiamo in Parlamento degli onorevoli che hanno vestito la maglia azzurra nel judo e in altre discipline e cosa fanno? È il momento di farsi sentire. Non basta avere pazienza. La pazienza a un certo punto si perde, come giustamente ha sottolineato il presidente della Fisica, dottor Mimmo Falcone. La pazienza è vero, la virtù dei forti, ma qui dobbiamo reagire. È impossibile non sapere quando le discipline da combattimento e le arti marziali riprenderanno. Questo è il concetto del numero di samurai. Numero importante perché a settembre avremo la settimana degli sport dell'Unione Europea e abbiamo per questo dedicato la copertina al professor Gordiani, che è riuscito a far riconoscere le certificazioni per quanto riguarda i praticanti. Euretic Sezia presente con Samurai in questo numero luglio-agosto in preparazione dell'importante Settimana Europea dello Sport di Active 2020. Quest'anno una settimana dello sport particolare perché gli eventi classici Be Active si alterneranno agli eventi Be Active at Home, dipende un po' dai paesi, in qualche paese lo faremo in outdoor, in qualche paese lo faremo indoor. Comunque con Samurai e i suoi partner saremo presenti per rinnovare e rafforzare l'alta qualità del metodo di certificazione Euretic Sezia. Ormai siamo alla sesta presenza fin dall'inizio della settimana europea dello sport nel 2015 e il sistema Euretic Sezia insieme a Samurai sta rafforzandosi non solo nel settore classico tradizionale delle arti marziali, ma in tutti i settori della ginnastica indoor e outdoor. Quindi un sistema non in concorrenza, ma complementare con i sistemi di qualifiche nazionali, un vero e proprio passaporto per la mobilità degli istruttori in Europa. Quindi Euretic Sezia Samurai, vi aspettiamo tutti a Bruxelles, al Centro Interistituzionale Europeo per le attività indoor, ospitati dalla medaglia olimpica del 1980 a Mosca, Alan Wells, e poi per tutte le attività outdoor che si faranno con tutti i nostri partner nei 27 paesi dell'Unione Europea e anche oltre i confini dell'Unione Europea. La nostra attività principale sarà la Be Active Night il 26, 27 e 28 di settembre, con i partner Euretic Sezia in Doganaccia sulla montagna pistoiese, per poi proseguire a Bruxelles con le attività istituzionali e indoor alla fine di settembre e all'inizio d'ottobre. A presto. Vorrei fare un ultimo richiamo. Il giorno 5 di luglio sapremo se le Olimpiadi a Tokyo nel 2021 si faranno. Voi vi chiederete, certo che si faranno, no, non è detto, perché se per caso vincerà l'attore Yamamoto, attore politico Yamamoto,
che si presenta quale governatore della città di Tokyo ha già dichiarato che i giochi olimpici e i giochi paralimpici verranno cancellati. Ci rimane una carta, che è la carta dell'attuale governatore di Tokyo, Koike. No, non è lo stesso Koike, non è la stessa famiglia Koike di cui abbiamo avuto a Milano negli anni 60 il grande personaggio, eccetera. È sempre un Koike. Lui porterà avanti i giochi olimpici. Quindi il 5 luglio dovremo incrociare le dita tutti, perché sarà un momento importante, non solo per quanto riguarda gli sport universali, ma soprattutto per il karate, che per la prima volta a Tokyo, ai giochi olimpici, rischia di essere tagliato fuori. Io direi che Samurai in edicola il giorno 10 vi aspetta. Siamo al 44esimo anno e 5 mesi di edizioni. Abbiamo ancora un lungo cammino da fare assieme, perché rimane sempre un punto di arrivo, se vogliamo, i 50 anni di Samurai nel 2026. Quindi incrocio io le dita, perché devo esserci al 2026. Quindi in marzo 2026 faremo i 50 anni e in questi 5 anni ci prepareremo per nuove strade con Samurai. Grazie a tutti, buon Samurai a tutti, arrivederci presto.